Emma Marrone elogiata per il suo ruolo ad Amici, ecco da chi. Amici, arrivano i complimenti per Emma Marrone da una grande artista. La cantante pugliese Emma Marrone si è fatta conoscere dal pubblico per aver partecipato, tra il 2009 e il 2010, alla nona edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, che l'aveva vista anche come vincitrice. Tuttavia, il rapporto tra Emma e Maria è diventato sempre più solido, tanto che la Marrone è tornata, negli ultimi anni, anche nelle vesti di coach degli allievi della scuola. Ad apprezzare il suo modo di lavorare è stata, come rivelato durante un'intervista concessa a Tcom 24, la cantante siciliana Marcella Bella, tornata da circa una settimana sulle scene musicali con l'album Metà amore metà dolore. Alla cantante è stato chiesto se le sarebbe piaciuto prendere parte a un talent musicale vestendo i panni di giudice. Domanda alla quale Marcella ha così risposto. Non me lo hanno ancora chiesto. Mi piacerebbe però fare un lavoro diverso, più vicino ai ragazzi, un po' come ha fatto Emma che ho molto ammirato. La cantante ha inoltre ribadito che, tra i cantanti usciti dai talent negli ultimi anni, i pochi che apprezza sono proprio la Marrone e Marco Mengoni. Emma Marrone riceve i complimenti da Marcella Bella per il ruolo ad Amici. Un importante onore, quindi, per l'ex cantante di Amici, la pugliese Emma Marrone, che ha ricevuto i complimenti dalla cantante Marcella Bella che è in attività dal 1969, ha pubblicato in totale 25 album, ha partecipato ben 14 volte al Festival Bar e 8 volte al Festival di Sanremo. L'ultima volta al Festival della Canzone Italiana, per la Bella, è stata nel 2007, edizione condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker, con il brano Forever, per sempre, cantato insieme a Gianni Bella. Emma, invece, ha partecipato a Sanremo due volte, una nel 2011, insieme al gruppo dei Modà, classificandosi al secondo posto con la canzone Arriverà, mentre l'altra nel 2012, conquistando il primo posto con il brano Non è l'inferno, fino ad arrivare alla conduzione della manifestazione Canora, al fianco di Carlo Conti e insieme ad Arisa, nel 2015. La Marrone, inoltre, come i suoi seguaci hanno potuto sapere tramite alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram, è alle prese con il suo nuovo album, il quinto in studio, ed è stata immortalata insieme ai musicisti Paul Turner ed Enrico Matta. I suoi fan hanno potuto vederla anche durante l'evento dedicato ai 20 anni di carriera dell'amica e collega Elisa, tenutosi all'Arena di Verona e trasmesso in questi giorni su Canale 5.